Bimbe? Bimbe? A scuola? Sveglia? Vane? Ani? Buongiorno! Andiamo a scuola? Dai, su! Andiamo a scuola, amore? Dai, cucciole! Ani, ti preparo i vestiti? Mettiamo i vestitini? Dai, Vane, anche tu, mi raccomando, non mi fare impazzire come tutte le mattine. Sveglia, Svegliati, alzati e non chiudere più gli occhi. Ani, i vestiti? Dai, amorino bello, piccolina. Dai, amore. E solletichino. E solletichino la mia bambina. Così si sveglia bene, bene, con sorriso. Ti veste la mamma? Ti vesto? Come sempre. Vane, non fare finta di dormire, ascoltami, Guarda che io non posso far tardi anche stamattina per Anastasia, perché tutte le mattine Anastasia fa tardi per colpa tua. Apri gli occhi. Ti vedo, sono chiusi. Quando mi senti non devi far finta di dormire, devi alzarti. Dai, Ani, vestiamoci, ok? Ci vestiamo? Bravo, amore. Ani, dai, su. Dai, uno, due. Oh, là, là. Magliettina messa. Bravo, amore. Adesso mettiamo i pantaloni e andiamo a lavarci, va bene? Mettiamo le calzine? Tieni, amorino, bravo. E lei è brava, brava. E tutte le mattine si sveglia subito. Vero, coccolino? Che sei la più brava, con gli occhi chiusi fa tutto. Mentre l'altra si è messa la testa sotto il cuscino. No, fantastico. È sempre peggio tua sorella, E invece di... Ma forse sono due, sai? No. Sì. Metti la mano dentro. Ce n'è un'altra. Ani, c'è un'altra calza dentro. Lo so che stai dormendo. Dai, Anastasia, dai. Okay, la prendo. Mio Dio, ma che piedone. Un po' sformata. Dai. Guarda un attimo da Vanessa. Io ti faccio il solletico e vedi che ti svegli pure tu. Sveglia, sveglia, non dormire. Dai, Vanessa, svegliati. Dai. Sì, amore, andiamo. Dai, Vane, su. Per favore, mi fai fare tardi, mi arrabbio, lo sai. Fai far tardi sempre a tua sorella. Per colpa tua arriva tardi. Svegliati. Guarda che se torno indietro e ti trovo addormentata, ti chiudo dentro nel divano letto, Chiudo il letto e ti faccio far diventare parte del divano letto. Andiamo, amore. Su con la vita, Ani, dai. Amore, andiamo a mettere il dentifricio? Fai tu? Non c'è ancora il dentifricio, vai te. Sì, dai, ce la puoi fare. Dai, dai, dai. Ok. Fatto? Stop? È pieno. Dai. Non funziona? Vado a svegliare tua sorella mentre tu ti lavi, ok? Vane. Niente, non ce la fa. Mi deve fare impazzire. Ma tu cosa fai? No, vai di là, per favore. Vai di là, che mi sporchi dappertutto. Dai, Vanessa, su, basta. Adesso passa le cattive maniere. Su, sollevati. Ehi, ma tutte le mattine è la stessa storia. Ma alzati, no? Sollevati. Dai, per favore. Sollevati. Dai, dai. Ti devi alzare, Vanessa, Hai capito? Dai, manina, amore. Uno. Due. Dai, Vanessina, non ce la posso fare. È tardi, sono quasi le 8, dobbiamo uscire di casa. Sì, sì, certo, infatti così tutte le mattine. Poi arriviamo a scuola alle 8:30 passate. Dai, per favore, non è giusto che arriva tardi lei ogni volta. Ma come faccio a portarti? Oh, io faccio le infiltrazioni alla schiena e porto te in braccio. Portami te in braccio. Dai, un, due. Madonna, che cadavere. Ma tu cosa stai facendo? Stai verniciando? Ani, andiamo giù, dai. Andiamo a far colazione, se ti va. Ti voglio vedere in bagno. Brava, verniciala. Una bella rinfrescatina. Brava, amore mio, lo so che ti lavi tu. Scendi. Scendi. Oh,
andiamo giù a far colazione nella speranza che tua sorella si lavi, se no oggi tua sorella farà una brutta fine. Alzati, vai in bagno, muoviti. Guarda Vanessa, ti dico solo una cosa, che se tu farai tardi, tu a scuola ci andrai da sola, con i tuoi mezzi, capito? Io che mezzi ho? Tu? Quando vieni giù ti faccio vedere io. Anzi, sai cosa ti dico? Che tu oggi vai da sola a scuola. Adesso io faccio far colazione ad Anastasia, le preparo la merenda e la porto a scuola. E tu, signorina, andrai a scuola... Cosa vuoi? Niente, amore, è una ghirlanda natalizia. E tu, oggi sai come vai a scuola? In moto. Cosa ridi? Non mi credi? Sono io in moto. Tu vieni con me. Tu andrai in moto, vuoi vedere? Anzi dai, datti una mossa che devi venire giù che ti devo insegnare ad andare in moto. Mamma, io non ho una moto. Da oggi ce l'avrai. No. Muoviti. Scendi. Dai, le calze. Se vuoi fare merenda? Guardati! Allora, questa è una cosa che ho trovato ieri. Non capisco se no, però, se no gomma per la matita. Sì, ho capito, ma dobbiamo andare a scuola, Anastasia. Non possiamo fare decorazioni adesso. Dai, dai, Ani. Ascoltami, vuoi fare merenda, colazione? Sì. Che cosa vuoi per colazione? Pane Nutella. Pane Nutella? Tostato. Tostato? Sì. Ok, poi per merenda a scuola cosa ti metto nello zaino? La crostatina. Va bene, amore mio. Andate. Sì. Tua sorella sta cantando, quindi sembra che si stia svegliando bene. Comunque adesso le faccio vedere io. È vero Anastasia che tu vai sempre in ritardo a scuola per colpa sua? Perché lei è sempre quella che si sveglia per ultima, è lentissima e noi arriviamo in ritardo per colpa sua. Ok, adesso ti preparo la colazione e poi ti farò vedere io stamattina cosa succede. Dai. Vieni. Vai, vai a sederti però che devi far colazione, dai. Ok, posso mangiare qua? Va bene. Vane! Arrivo! Sì, Vanessa mi dice sempre arrivo e passano tre quarti d'ora, ti devi muovere! Vanessa, è tardi, sono già le 8:25, è tardi, alle 8:30, adesso sta aprendo la scuola, tua sorella deve sempre arrivare in ritardo per colpa tua, mi sono stufata e quindi oggi tu pagherai, vieni con me. Anastasia, oggi arriveremo ancora più tardi del solito perché tua sorella ci fa sempre fare tardi e io ho adottato un sistema per evitare tutto ciò. Cosa? Adesso ti faccio vedere. Adesso tu imparerai ad andare in moto e andrai a scuola in moto. Adesso tu aprirai questa porta e vedrai cosa c'è dentro e imparerai ad usarla. E da oggi in poi ti arrangerai. Mi dispiace Vanessa, però te lo meriti. Ma che cos'è? È la tua nuova moto della HyperGoGo con la quale tu andrai a scuola da oggi fino alla fine dell'anno scolastico. Sei pronta a imparare a guidarla? No. Ok, tirala fuori, va? Comincia a tirarla fuori. Ok, bravissima Vanessa. Allora, brava, brava. È anche perfetta, guarda. È proprio la tua moto. Sei contenta? No, un po'. Un po'. Per accenderla devi tenere premuto questo tasto. Ti piace Anastasia? Adesso ti insegno a guidarla, perché devi tenerlo premuto. Brava. Senti che rombo? Lo senti il rombo? Guardate qua che bello, si accendono le luci di diversi colori. Cos'è? Cos'è? Una coppa. Cos'è questa? Lì c'è il serbatoio per il fumo. Guarda Anastasia, vai dall'altra parte. Dall'altra parte ci sono, guarda, due tasti arancioni. Sì. Dove? Qua, Ani. Qua. Ah. Se schiacci questo, esce il fumo. Così quando Vanessa sarà sulla strada, la gente potrà anche vederla dal fumo. Vai. Schiaccia una volta. Hai visto? Guarda che meraviglia. È bellissima questa moto. Mentre se schiacci l'altra, non suona più. No, ma guardate che luci. Che luci meravigliose. Tu puoi andare in giro anche di notte, al buio, da con sola. Le luci, se schiacciate invece qua, dove c'è la lampadina. Cosa succede? Aspettate. Cambiano le luci. Stai cambiando il colore delle luci. Hai lasciato così, ma però, verde c'era anche. Esatto. Cioè, lasciato così, ma da sola. Sì. Schiacciando invece questo, dove c'è il tasto dell'accensione, schiacciando il tasto dell'accensione una sola volta, cambi la velocità. Quindi abbiamo tre tipi di velocità. N, che è la media. S è la più alta. È la più veloce ed L è la più bassa, quindi poi, teniamola allora, sulla L. Poi facciamo NS. Sì. Vado?
Come sì, si fa però? Devi accelerare con questo. Lo vuoi il rumore? Dove vai? Oddio. Vuoi, sì, voglio il rumore. Vuoi quindi anche il rumore? Brava Anastasia che ho già vai capito tutto. Mi dire che la vuoi provare anche te, eh? Tu sei un po' pericolosa. Ho paura. Hai paura? Vai Vanessa. Com'è andata? Allora direi che non è che possiamo provarla tanto bene in casa. Quindi Vanessa, abbiamo un casco Anastasia? Perché è assolutamente vietato andare per strada senza casco. Ci hai fatto cadere. Mi sono un po' spaventata. Ti sei fatta male? No, grazie a Dio. Ok. No, ma Vanessa, sei pericolosissima. Secondo me è meglio che mi continuo a portarti a scuola. Allora, devi metterti un paio di scarpe. Lo dobbiamo allargare. Allora, il casco è un po' piccolino. Non ti va bene. Però stiamo solo provando. Quindi puoi andare in cortile a provare. Vanessa, mi fai cadere ancora. Puoi provare anche tu. Vuoi provare adesso in casa? Sì, sì, meglio in casa. Mi metti le scarpe e giù. Poi posso anche provare sì fuori. Sì, adesso. Poi posso mettere il cavalletto. Brava, metti il cavalletto. Secondo me è meglio che chiamiamo la scuola. Allora, aspettate che tolgo un attimo il rumore, perché tanto non serve a niente per adesso. Guardate il fumo. Cioè, questa è la chicca. È la chicca di questa moto. Il fumo che esce. Brava, te ti sta perfettamente. Ragazzi, guardate le calze di Gasper. E le calze di Casper? Sì. Mm. Chi mi aiuta? A fare cosa? Come si fa a sollevare questo? Faccio io Anastasia, che tu sei pericolosa. No. Anastasia, sei pronta? Ma quanto sei bella in moto! Pronti? Via! Anastasia, devi frenare! Devi frenare! A frenare? Con quel... Questo qua è un freno, è come quello della bicicletta, eh? Andiamo fuori a provarla? Eh? E a scuola quando andiamo oggi? No. Non andiamo oggi a scuola? Sì, per favore. In moto vuoi andare? No, non vuoi andare. No, metti io, aiuto. Vai, dai, dai una spinta, ma non andare così, vai, accelera. Spostati. Tu non ti preoccupare. Non andare addosso alla moto di papà, eh? No. Vai, pronta? Cosa fai? L'ho messa più veloce, vuoi che te la metto? Dai, vai proprio più. Aspetta. No. Ok, L. L è più lenta. Adesso gira il manubrio come se fosse una bicicletta e torna indietro, vai. Ciao. Adesso gira il manubrio al contrario e torna indietro. E lei si... Vai. Adesso gira di qua. Dai. È arrivata anche l'altra. Anastasia, tu ti fai male. Mi potrebbe ridere. Mi fai ridere. Ma perché non tiri sui piedi? Vanessa, io. Vieni perché la moto è tua e a scuola ci devi andare tu. Vai. Anastasia, la macchina di papà. Tu sei pericolosissima. Ma è possibile che il tuo cervello non riesce a comandare questa cosa? Ok, vai Vanessa. Sei nella velocità bassa, se vuoi aumentarla puoi farlo. Pronta? Sei pronta, io direi che sei nettamente. Schiaccia, fai meglio. Tre, vai. 3, 2, 1. Bravissima. Brava amore. Oh, possiamo andare a scuola allora. Sei pronta? Sei pronta ad andare sulla strada? Sono i tuoi primi passi in moto su strada, eh. Attenta alle macchine che potrebbero arrivare. Fai sempre attenzione. Non hai fatto attenzione. Occhio, frena! Frena! Gara su strada! In moto e a piedi.
lì passano le macchine. Frena. Bravissima, amore. Vai, Anastasia, girati. Inizia a girarti accelerando il piano piano. Poi metti sui piedi e vai. Mamma mia, ma è così difficile. Ma cosa stai facendo? Raddrizzati verso di me. Dai, Anastasia. Ma perché ti spiego così? Ma non è dritta. Vedi che non è dritta. Ma sei tu che non sei dritta, non la moto. La moto, quando tu metti sui piedi, prende equilibrio da sola. Prima devi partire, ma prima devi partire, poi metti i piedi. No, oh, guarda, basta, mi sono stufata, veramente. Non hai equilibrio, per un attimo forse sei andata. Ok, stop. Bimbe, cosa ne pensate? Mamma, che capelli che hai, oh, sono di boccoli. Cosa ne pensate di questa moto? Bella. Bellissima, vero? Anastasia, se impari ad andare te ne compro una anche a te, va bene? Va bene? Vanessa, adesso dobbiamo comprare il casco perché devi andare a scuola in moto, perché tu mi fai fare sempre tardi, ti sei allenata, bravissima, complimenti, sei stata bravissima, tu devi allenarti ancora un pochino, ok? Allora, facciamo una cosa, visto che ormai è super tardi. Sì, facciamo così, non andiamo a scuola e facciamo l'albero. Allora, va bene, per oggi non andiamo a scuola, così ci alleniamo ancora un pochino ad andare in moto, vero Anastasia? E sapete cosa facciamo? Brava Anastasia! Facciamo l'albero di Natale perché non l'abbiamo ancora fatto. Cuccioline e cuccioline, se volete acquistare le moto della HyperGoGo, andate sul sito www.smartus.it e con il link e il codice sconto in descrizione potete acquistare tutti i loro prodotti con il nostro sconto 30 Vaneani. Mi raccomando, fateveli regalare per Natale da Babbo Natale. Thank you.